Oggi ha inizio una nuova storia, un programma interamente dedicato al mondo delle motociclette, ma solo a quelle che hanno un'anima. Servizi, prove, contenuti, interviste, ma anche rubriche tecniche e tendenze. Su Due Cilindri Magazine il custom lifestyle sarà sempre il protagonista. Abbiamo voluto dedicare il test ride di questa prima puntata alla moto che più di tutte ha fatto discutere e diviso critica e pubblico. A quale mi riferisco? La risposta è nel nostro servizio. La Motor Company dà il via a una nuova generazione di veicoli ad emissioni zero studiati per le grandi aree urbane del futuro. Amiamo il profumo di benzina e il suono degli scarichi, ma in sella a LiveWire ci siamo davvero divertiti. Ragazzi, che effetto, che effetto! Si chiama LiveWire ed è la prima Harley Davidson totalmente elettrica, strepitosa per prestazioni e ciclistica, esclusiva per prezzo, ideale per chi vuole davvero distinguersi. L'abbiamo provata nel suo habitat naturale, la città. Chi afferma che una moto elettrica non possa regalare emozioni vere sbaglia, e sbaglia alla grande. Da 0 a 100 in 3 secondi, forcella stili rovesciati, pinze Brembo, posizione da naked pura, gli ingredienti per divertirsi ci sono tutti e noi ci divertiamo. La coppia, sempre disponibile, e l'assenza di cambio e frizione la rendono agile e divertente nel traffico ed entusiasmante nel misto dell'extraurbano. Ottime le sospensioni anche su pavé cittadino. Apprezzo anche il fatto che la moto, fortunatamente, per una volta, non scalda. Certo, ci vuole qualche chilometro per abituarsi a questo propulsore silenziosissimo, ma alla fine diventa quasi un piacere. Per noi di Due Cilindri Magazine, LiveWire è stata una bella sorpresa. Riconsegno le chiavi. Grazie a te, com'è andata? Un missile, una bomba sorprendente. Una grande passione per la pittura, per la grafica, ma anche per lo stile vintage. Abbiamo incontrato Arik Allpaint nel suo laboratorio, un bunker dove si respira estro e creatività. Mi definisco una custom painter con una grande passione per il lettering. Ho uno stile diciamo che è riconoscibile, però cerco sempre di seguire le tendenze del momento. Seguo le ispirazioni che arrivano dal mondo, dai viaggi, dalla moda, dalla grafica, dalla custom art. Serbatoi, carrozzerie, accessori moda. Non c'è limite alla personalizzazione, ma i caschi sono i più gettonati, perché oltre all'estetica raccontano sempre qualcosa di chi li indossa. L'idea del casco nasce sempre dal cliente, ovviamente, che mi dà a volte un input, oppure viene con delle idee ben precise, io voglio questo in questa posizione, per farmi capire veramente cosa vogliono rappresentare, e si aprono anche in confidenze un po' personali, un po' di tutti i tipi, diciamo. Fortunatamente adesso la gente si fida del mio stile, quindi vengono fuori le cose più belle, perché si è più liberi di esprimere proprio tutta la creatività che si ha. E dentro ad ogni progetto un messaggio, a volte subliminale, a volte provocatorio. Durante la quarantena, infatti, ho realizzato delle tavole per occupare il tempo che rappresentavano come la vivevo io questa quarantena, quindi abuso di cioccolato, di patatine e la convivenza forzata sia da parte dell'uomo che della donna. Rappresento quello che sono in tantissime cose. Stiamo realizzando una linea di borse con delle grafiche personalizzate sulle donne rivoluzionarie, infatti il marchio si chiamerà Revolutionary. Firmato Arik Allpaint.
riproporre un grande classico del passato ma con tutte le migliorie tecnologiche e funzionali dei nostri tempi. FG Racing fa centro realizzando una forcella parallelogramma che unisce design ed esclusività. Specializzati nella produzione di componenti per moto ricavati dal pieno, FG Racing oggi ripropone in chiave moderna la forcella Girder. È una forcella parallelogramma, funziona con l'uso di un monoammortizzatore Ohlins costruito da Andreani. La sua peculiarità è di dare un'estetica sicuramente impagabile rispetto a una forcella telescopica, senza perdere niente in quello che è la ciclistica della moto. Anzi, su alcuni aspetti può anche essere una forcella molto più rigida, molto più stabile, patisce anche molto meno le asperità del terreno, è molto più facile anche regolarla, perché la regolazione è del solo ammortizzatore di sterzo. È un prodotto esclusivamente ricavato dal pieno, proposto con finiture in anodica di qualsiasi tipo di colore o altre finiture. Abbiamo diversi modelli che possono andare dalla moto custom al chopper estremo, alla bagger, alla moto da corsa. Estetica, tecnologia e prestazioni si fondono in un prodotto che proietta la moto in una dimensione tutta sua, dove passato, presente e futuro si alternano in un equilibrio perfetto. È un prodotto confezionato a livello artigianale, in base a quello che è l'esigenza che il cliente ha e all'equipaggiamento che il cliente monta. Siamo giunti a fine puntata, ma prima della sigla entriamo in officina con la nostra rubrica tecnica, bulloni e cilindri. Abbiamo notato che molti clienti ci chiedono di sostituire il manubrio. Di manubri ce ne sono di innumerevoli forme, dal drag bar, che è un tubo basso e dritto, fino all'A-Panger. Questo è un A-Panger medio, ma ce ne sono di più estremi, e in mezzo troviamo T-bar piuttosto che orecchie di coniglio, ce n'è per tutti i gusti. Cambiare un manubrio non è una passeggiata, molto spesso non solo comporta di sostituire un semplice tubo di ferro, che semplice non è, ma sostituire tutti i cavi e i cablaggi, quindi non solo i cavi del gas e il cavo frizione, ma anche tubo freno e i cablaggi elettrici. Quindi il mio suggerimento è andare presso la vostra officina e, se possibile, provare diversi tipi di manubrio, in modo da avere sia un'idea estetica di come si presenterà la moto dopo questo cambiamento e restyling, sia in termini di guida e di leveraggi nel momento della guida. Alla prossima puntata!